Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa prima recensione delle applicazioni consigliate da Marcosbox, applicazioni per Android. In questa serie di video vi mostrerò quali sono le applicazioni che ho sul mio device Android e vi darò alcuni consigli su alcune applicazioni che magari non conoscete, quindi è giusto che voi proviate. Cominciamo con la prima applicazione. La prima applicazione di cui vi voglio parlare è un file manager recentemente apparso su Play Store che si chiama Cabinet. Cabinet è un file manager open source che si ispira in materia di Android Lollipop. Cosa molto importante di questo file manager sono due caratteristiche principali, diciamo così. La prima, la più importante di tutti, è che è completamente open source. Il codice lo potete trovare su GitHub, come potete leggere da questo link, e che le dimensioni del file manager sono veramente ridotte, sono soltanto scarsi 2 megabyte, quindi molto leggero e molto snello, perché fa soltanto quello che un file manager deve fare, ovvero il file manager. Non ha tutti quanti i fronzoli dei vari file manager che hanno visualizzatori di file, visualizzatori di altre cose, eccetera, eccetera. Qui sì, questo fa soltanto il file manager e lo fa, a mio modo di vedere, molto bene. Andiamo a lanciare l'applicativo e andiamo a vedere come funziona Cabinet. Questa è l'interfaccia principale. Nell'interfaccia principale, come potete vedere, notate il colore che si abbina alla barra di sistema di Android Lollipop, quindi si integra perfettamente con il material design. L'interfaccia si presenta chiara, semplice e pulita, come potete vedere. È un file manager con una vista a lista che possiamo comunque personalizzare e, ad esempio, impostare una vista griglia con le icone più grandi. A mio modo di vedere è meglio per i tablet, questo tipo di visualizzazione per gli smartphone va benissimo la lista, che è molto più semplice e rapida da scorrere. Notate che a fianco ad ogni cartella o file sono presenti 3 puntini. Cliccandoci sopra si aprirà un menu contestuale. Potremo fare varie operazioni come creare una scorciatoia, taglia, copia e incolla, rinominare il file, comprimerlo, eliminarlo e visualizzare i dettagli del file o della cartella. Altra caratteristica, cliccando in alto a destra sui 3 pallini è possibile ordinare, scegliere come ordinare i file contenuti all'interno di una cartella. Possiamo ordinare per nome, prima le cartelle, per nome, quindi non mettendo prima le cartelle, ma mettendo solo per nome, per estensione, per dimensione, da più piccolo a più grande, da più grande a più piccolo. O per ultima modifica che è utile se abbiamo scaricato un file e non sappiamo dove sta, però sappiamo che l'abbiamo scaricato per ultimo, quindi mettendo per ultima modifica lo andiamo subito a beccare. Possibilità di effettuare delle ricerche, ad esempio cerchiamo Marco. La velocità naturalmente dipende da quanti file avete all'interno del vostro device. Andiamo in un attimo di tempo. Come avete avuto modo di vedere, la ricerca ha funzionato e ci ha presentato tutti quanti i file che contengono la parola Marco. Anche in questo caso possiamo avere il menu contestuale sui vari file. Nel caso dei file è possibile avere anche apri come. Torniamo indietro. Avete notato il tasto più in basso a destra? Cliccandoci è possibile creare un nuovo file, una nuova cartella o impostare una connessione remota. Cliccando sulla sinistra abbiamo i collegamenti rapidi alla cartella root. Se avete root del dispositivo potete lavorarci. Memoria interna. Cartella dove sono presenti tutte quante le foto. Cartella downloads. Cartella musica. E cartella picture. Quindi andiamo un attimo nella cartella download per farvi vedere una cosa. I filtri. È possibile impostare dei filtri. Se voi vogliamo, insomma, visualizzare soltanto le immagini, clicchiamo su immagine e ci vengono mostrate soltanto le immagini. Possiamo anche mettere dei filtri personalizzati, oltre a quelli preimpostati. Come preimpostati abbiamo testo, immagine, audio, video e archivi.
Cliccando invece su altri possiamo personalizzare. Ad esempio io ho dei file di Excel, quindi cliccando, mettendo X e S, ecco che ci vengono mostrati i file con l'estensione che noi siamo andati a specificare. Come vi dicevo all'inizio della recensione, non è presente un file manager, un visualizzatore all'interno del file manager, quindi se noi andiamo a cliccare su una immagine, ad esempio, ci verrà aperta con il programma per gestire le immagini che noi utilizziamo. Se voi per esempio avete preimpostato l'applicazione foto, verrà aperta direttamente con foto. Nel caso mio, siccome ne ho diverse, non ho impostato quella predefinita, mi apre la tendina di Android Lollipop che mi fa scegliere. Altra caratteristica è che andiamo nelle impostazioni, qui troviamo le informazioni di cabinet, dove troviamo tutti quanti i link ai profili dello sviluppatore. Possibilità di mostrare i file nascosti. Una volta abilitata, come potete vedere, i file nascosti, le cartelle nascoste vengono visualizzate. Vi accorgete che sono quelli con il punto avanti. E non so se notate, le cartelle o i file hanno una tonalità più chiara, quindi che ci fanno subito capire che si tratta di file nascosti. Sempre nelle impostazioni è possibile impostare il tema scuro. Guardate. Ovviamente, anzi nemmeno tanto ovviamente, è possibile poi attivare il nero puro per i display AMOLED, nel caso in cui avete un display AMOLED, e poter sfruttare questa tecnologia. Come potete vedere, file manager è semplice, veloce, molto bello da vedere, fa quello che un file manager deve fare senza avere fronzoli di troppo. Io vi consiglio di scaricarlo, perché è gratuito, perché è open source, e se volete fate anche una piccola donazione allo sviluppatore dell'applicazione, perché il file manager merita. Bene, con questo ho concluso, ci vediamo alla prossima video recensione con un'altra applicazione, al più presto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, e bye bye!